Vecchi, sono anni che la gente mi chiede come faccio a ricevere tutta sta roba dai cinesi a gratis. Allora, le opzioni sono due. O io sono un recensorotto all'italiana che ha tutti i lettini, ha le cose ganze, c'ha lo Yoda appiccicato al muro, oppure io conosco O Segreto. O Segreto è un numero di cellulare a cui risponde un tizio con un vago accento cinese che non sono proprio sicuro della nazionalità e che praticamente vi manda queste, le cazzate cinesi. Pronto? Sì, sono sempre io, Alex. Ti chiamo per quel prodotto che ho visto. Potrei avere per caso in regalo Silkin l'acqua dentale? Sì, no, l'indirizzo è sempre lo stesso, lo mandi lì, poi il corriere mi chiama, io gli dico buttano il giardino, vabbè, ok, sappiamo come funziona. Va bene, ti ringrazio, va bene, dai, ciao. Beh, direi un prodotto dalla qualità assolutamente ineccepibile. E poi non ho capito sta gente che idea ha di ste contrattazioni. Cioè, io non è che vado tipo supermercato, però è tutto gratis, e scelgo il prodotto. Oh, vediamo cosa c'è. I sassi da review. I sassi da review no, che poi sembra un fesso. La piantina, anche la piantina. Però la banca di potere, sarebbe la mia quindicesima. La camma d'azione è un classico. Cioè, la camma d'azione. Vabbè, insomma, prendo la papera, dai, ciao. Hola, soy Lutz, nombre español. Mi piacerebbe inviarti a testare il nostro prodotto su Amazon. Organizziamo il rimborso solo tramite PayPal, senza le commissioni. E si verifica dopo la fine dei commenti. Ho legato la foto dei nostri prodotti in questa mail. Se la tua risposta è sì, per favore fammi sapere. Ciarpame. Non c'è un oggetto che c'entri uno con l'altro. Ok, allora ti mando l'App Street Light RGB 438 colori. Guarda, fammi sto piacere. Posso prendere un altro oggetto dal tuo store? Prendi e basta! Che poi il vero problema di ricevere roba gratis che non c'entra nulla con i vostri interessi è quello che effettivamente poi dovete andare a rivenderla. Ecco, e come fate a farlo? Ovviamente seguendo la mia videoguida e recandovi su subito.it, che è il posto dove c'è tutto il peggio del peggio. E voi cosa fate? Mettete su la faccia del Bronzus e provate a rifilare. Salve, è venuto per caso per il powerbank della Haug Benz? Sì, ma lo compro solo condizioni pari al nuovo. Guardi, è in condizioni perfette, in condizioni perfette. Mi chiedevo però, perché lo vende così? Cioè, come mai? No, cioè, me l'ha regalata mio zio, è tipo un regalo non gradito, una cosa... No, mi vuole fregare, guardi, io non voglio perdere tempo, saluti. Ma può anche capitare che vi rimangano in corpo, e allora si va a creare quella che io chiamo la discarica di prodotti nuovi. Vi mostro la mia. Uno Swiftle, un bollitore che consuma 3 kW. Sta roba qui, qualsiasi cosa essa sia. Boh! Ma più che fate? La cestinate? È roba nuova e oltretutto sa di Cina! Ah, quindi è lei per la banca di potere da 10.000 mAh marca Squinonzi? Praticamente me l'ha regalata mia zia, cioè è un regalo non gradito, ma non l'ho usata, praticamente non l'ho.
Adesso chiama quello squalo dei coglioni.